Oggi siamo noi lì dentro, un domani ci sarete voi, ci alterneremo, faremo un massimo di due mandati, se ci arriveremo. Oppure semplicemente se cadrà questo governo ce lo prenderemo noi, perché è vero, ci riusciremo. È vero che all'Europea il PD ha preso il 40% dei voti, ma vi dico una cosa, quello è un 40% falso, è falso quel 40%, persino Berlusconi ha votato Renzi, hanno convogliato tutti i voti su Renzi, questo è accaduto all'Europea, ma noi non ci siamo spostati di una virgola, c'è stata un po' di estensione perché ovviamente iniziava a fare caldo, la gente va al mare, ma voi vedrete alle prossime politiche che cosa accadrà. Ogni piccolo partito cercherà di riprendersi quelle, diciamo, quella piccola quantità di voti e il PD non avrà più quel 40%, torneranno giù e molto più giù di prima e noi questo cazzo di governo ce lo prenderemo e lo cambieremo questo paese. Deve essere fatto, stiamo dimostrando a tutti che noi siamo in grado di governare, lo possiamo fare, lo possiamo fare. Noi in un anno e mezzo di commissione, di parlare solo della esteri, ne abbiamo fatte di tutti i colori. Dopo due mesi dalla nostra elezione siamo andati in Kazakistan, ma chi l'avrebbe mai detto? Quattro ragazzetti che vanno in Kazakistan, siamo andati lì per il caso di Alma Salebaeva e poi avete visto che cosa sta accadendo questi giorni, perché vi do qualche aggiornamento al riguardo. Sta accadendo che Alma Salebaeva, dopo essere stata rapita dal ministro Alfano, chiede un rimborso allo Stato italiano. Ecco perché noi ci siamo occupati di questa cosa, perché sapevamo che le cose sarebbero finite così, perché alla fine ci ritroveremo a cacciare dei soldi per colpa di un delinquente che si chiama Alfano, che fa il ministro dell'interno per il PD. Ma voi immaginate, ma come fa il PD ad avere come ministro dell'interno Alfano? C'è qualcosa di contraddittorio. Ieri ve lo diceva Grillo sul palco, non fanno nemmeno più audience nelle televisioni perché non hanno una controparte, sono tutti dello stesso colore, sono tutti della stessa razza, fanno tutti quanti schifo. L'unica vera opposizione in questo paese siamo noi e stiamo crescendo a dismisura, stiamo diventando sempre più forti e ve lo ripeto ancora una volta, ci vorranno 1000 giorni, ci vorranno 500 giorni, ma noi